Attacchi con tallone libero, scarponi flessibili, un lungo bastone al posto dei bastoncini. E poi cos'altro caratterizza il telemark? Soprattutto la libertà di pensiero, la possibilità di sciare con una certa disinvoltura, senza troppi vincoli e a contatto comunque con la natura, in uno stile che comunque rispecchia quella che è la storia dello sci, per cui la storia di noi, la storia della formazione, la storia dei nostri antenati, che comunque il primo approccio che hanno avuto con gli sci, diciamo affrontando i pendii, è stato a tallone libero. Col telemark. C'è un movimento particolare che contraddistingue questo stile, questa tecnica? Sì, si differenzia comunque dalla sciata tradizionale cristiana, perché avendo il tallone libero la curva è impostata portando avanti uno sci e inginocchiandosi su quello che arretra, per cui una posizione abbastanza bassa, si porta il bastone all'interno della curva e si affrontano queste curve con una certa, diciamo, una specie di danza. Dell'avvento del telemark ci si muoveva sugli sci, ma solo in piano. Esatto, diciamo che per affrontare lunghi tratti su neve comunque profonda, dove comunque era impossibile camminare, venivano utilizzate o le racchette o comunque questo attrezzo che era lo sci, ma fondamentalmente veniva utilizzato per lo spostamento, per cui una sorta di sci da fondo. Poi con l'avvento, diciamo, di questi signori che sono comparsi in Val Formazza affrontando questi pendii a tallone libero, si è presa, come dire, l'idea e fondamentalmente lo sport, e si è applicata comunque nelle discese, nel divertimento e nella possibilità comunque di affrontare anche dai paesi più bassi o raggiungere zone più basse senza l'ausilio di racchette o comunque togliendo gli sci per affrontare il pendio. Voi riproponete lo sci così com'era più di un secolo fa, non solo nella tecnica ma anche nell'abbigliamento. Sì, fondamentalmente noi come maestri di sci abbiamo fatto la specializzazione in telemark e da lì l'abbiamo portata in valle, stiamo cercando di riproporla come una volta per riprendere proprio queste tradizioni. E con le tradizioni c'è l'abbigliamento, abbiamo ripreso abbigliamento che veniva utilizzato di consuetudine nel periodo invernale, per cui il pantalone alla zuava, molto pesante, una camicia normalissima in flanella, il maglioncino in lana, cioè il gilet praticamente in questo caso in lana pura, non grezza, e un cappellino che, per dimostrare un pochettino di simpatia, insomma, per cercare di unificare tutto e cercare di stare tutti assieme. Si stiamo proponendo e sta riuscendo la cosa pian piano, non, diciamo, non è alla portata di tutti perché al momento non abbiamo questo gran afflusso, però ci stiamo provando.